Sindaco, che cosa riapre lunedì a Venezia? Da cosa si riparte? Ma posso rispondere un attimo al ministro? Perché sinceramente ho sentito delle cose che sono veramente scorrette. Io capisco il bon ton del ministro e apprezzo e capisco la difficoltà che stanno affrontando, ma stanno veramente sbagliando tutto. Cioè questi non vogliono capire che stanno sbagliando i conti, ma di brutto. Sbagliano proprio il sistema. Io sindaco, immagino non è una che questione sia positivo di conti, il fatto è una questione che... di vite umane. Ministro, basta show e basta scaricare su Roma le responsabilità. È la risposta di Giorgio Dodi, il segretario comunale veneziano del PD, affidata ad un comunicato dopo la furiosa lite tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il viceministro Misiani nel TG2 Post di martedì sera. Un confronto al vetriolo che ha mostrato un sindaco inserito pienamente in un clima di tensione che sta crescendo sempre più nel paese. Mancano fondi per collegare le isole con la terraferma e raccogliere la spazzatura, due servizi essenziali per una città che nel passato ha fornito parecchi punti di PIL al paese. Senza questi servizi non possono partire nemmeno le attività economiche. È in sintesi il pensiero del primo cittadino veneziano che ha definito i ministri al governo incapaci e boriosi. Misiani ha risposto che è questione di vite umane, non di conti, e si è alzato il solito muro tra chi pensa che basti salvare fisicamente la vita agli italiani e chi ritiene che non serva rimanere vivi senza lavoro e dignità. Si muore comunque. Mi lasci finire un attimo, per una volta, non ci ascolta mai, almeno una volta tanto che parlo mi faccia sentire, no? Le sto dicendo che non funziona sta roba qua, non abbiamo neanche la possibilità di far muovere la gente dalle isole, vuoi capire che le isole non si può andare a nuoto? Vuoi capire che non ce la facciamo? Le sto dicendo che non ce la facciamo, i conti sono sbagliati, state sbagliando i conti! Non è che siete cattivi, siete proprio incapaci. Onde sempre sbagliare i conti lo dirà il suo ragioniere. Lei prima non chiama mai. No, lei sta proprio sbagliando i conti. È meglio che imposti la discussione con un minimo di civiltà. Vice ministro, mi eviti di dare lezioni agli altri. Vorrei che venisse lei qui a dire lezioni a me, che le fanno ferro. Cerchiamo di discutere in modo civile. Cosa sta succedendo? Cerchiamo di discutere in modo civile. Ma cosa perché qui nessuno fa le prediche agli altri. Cerchiamo soprattutto di La sua idea di città è fallita, ha proseguito Giorgio Dodi nella nota. Ci ricordiamo tutti quando invitava gli abitanti della città storica a trasferirsi in terraferma e quando per Mestre e tutto il territorio favoleggiava di portare investitori nazionali e internazionali. Perché i prossimi anni, per chiunque governerà la città, saranno molto complicati, ha proseguito il segretario del PD veneziano. Il virus ci accompagnerà ancora per mesi e sarà molto complicato gestire la politica economica e le ricadute sociali e sanitarie della situazione in cui viviamo. Dodi invita il sindaco a lasciare da parte la campagna elettorale, dopo aver indicato però Pierpaolo Baretta come il miglior sindaco per la città.